nuovo appuntamento di Festeggiando. Questa settimana vogliamo parlare di altre religioni e altre culture e appunto vogliamo vedere anche il modo di festeggiare, di affrontare i matrimoni e altre cose che riguardano appunto la festa assieme al signor Billami, che si vuole presentare da solo, per cortesia. Sono il signor Mohammed Najib Billami, responsabile della comunità islamica di Arezzo e provincia. Qui siamo nella sede della nostra associazione, che sarebbe l'Associazione Culturale Islamica della Toscana. Ecco. E siamo in una moschea, possiamo dire. Certo, e questo qui fa, oltre a essere la sede della nostra associazione, fa anche luogo di culto, perché non lo possiamo chiamare moschea, in quanto non è fatto a norma di moschea, ma è soltanto un luogo che noi abbiamo adeguato ad essere anche un luogo di culto. Le persone che sono assieme a noi? Qui ci sono persone di diverse nazionalità, abbiamo qui il nostro fratello che è pakistano, del Pakistan, c'è il nostro fratello Aziz che è dell'Algeria, accanto a lui c'è un altro nostro fratello pakistano, ci sono due algerini, c'è un signore tunisino e altri due algerini e un signore tunisino anche. E poi passiamo dalla parte di qua e abbiamo il signor che parla benissimo italiano, anche lei è di Roma, mi sembra. Bismillahirrahmanirrahim. Noi quando cominciamo una cosa, un discorso, cerchiamo sempre di ricordarlo nel nome di Dio, quindi ho detto questo in arabo, che è la lingua liturgica, dice Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio il clemente e il misericordioso. Sì, sono, da come si è capito, sono italiano, musulmano da 4 anni e sono di Roma. E qua poi accanto invece abbiamo una coppia di sposi, signori? Sono il Shami e il Margani, vengo dall'Egitto. Dall'Egitto? Sì. E la signora? Anna. Poi parleremo anche con voi. Adesso vedete anche una cosa molto usuale per noi, siamo qui tutti a semicerchio e siamo tutti senza scarpe. Per quale motivo siamo senza scarpe? Qui siamo in un luogo dove si pronuncia la parola di Dio, dove si legge la parola di Dio, dove si pratica il nostro culto, e giustamente un luogo dove ci si prosterna di fronte a Dio non deve essere calpestato da delle scarpe che hanno calpestato il terreno esterno, quindi le impurità dalla strada e tutto quanto, quindi giustamente deve essere lasciata la scarpa all'ingresso della moschea. Poi, oltre ai tappeti che fanno da pavimento, abbiamo altri tappeti che sono i tappeti della preghiera. Infatti, questi sono i tappeti che sono comunemente chiamati le preghiere in italiano, e sono messe nella direzione della Mecca, come vedete, cioè abbiamo già messe in direzione della Mecca, e si usano quando si fa la preghiera individuale, cioè ognuno prende la sua. O se no viene messa per la guida della preghiera da parte dell'imam e gli altri dietro i tappeti che sono più grandi, che sono quelli altri. E poi abbiamo anche un'altra cosa molto importante, il libro, che è il Corano. E infatti questo è il Corano, e per noi è la parola di Dio in modo integrale, cioè dal suo inizio alla sua fine, è il libro che è stato rivelato al profeta Muhammad, dico bene Muhammad, sottolineo, perché in Occidente è comunemente chiamato Maometto. E questo è un nome che noi non accettiamo che viene usato per nostro profeta, perché durante le crociate gli orientalisti hanno usato questa parola per schernire il nostro profeta, in quanto Muhammad in arabo vuol dire il lodevole, Mahomet vuol dire il non lodevole, quindi gli orientalisti conoscitori della lingua araba gli hanno emesso questo nome Maometto in tutte le lingue, fra l'altro, sia in francese che in italiano che in tedesco che in inglese, nelle lingue occidentali è stato usato questo nome per schernire il nostro profeta. Quindi diciamo è il libro che è stato rivelato al profeta Muhammad tramite l'angelo Gabriele. Signor Billami, un'altra cosa, io non posso toccare questo libro. Il rituale che si deve fare, prima abbiamo un po' parlato, per poter toccare il Corano? Cioè il Corano, essendo la parola di Dio, deve essere toccato da una persona, prima di tutto, che è musulmana, e poi da una persona che abbia fatto le sue abluzioni. Cioè ogni musulmano o musulmana che deve leggere la parola di Dio deve prima di tutto lavarsi, purificarsi e lavarsi le parti che hanno contatto con l'aria, e cioè le mani, il viso, la bocca, il naso, le orecchie, i capelli e i piedi.
prima di toccare o di toccare la parola di Dio o di pronunciarla anche recitandola, facendo la preghiera. Bene, adesso passiamo a un momento di gioia, siamo al momento della maternità e assieme al signor Billami siamo andati a visitare una nuova arrivata. E questa settimana Nadia e il marito, che non mi ricordo come si chiama, Abdelatif, e la figlia? Agar, perché tutti sono nomi abbastanza tanti, non mi ricordo. Appunto, vediamo l'arrivo di Agar dalla maternità di Arezzo.